noi andremo avanti. Il 5 saremo là a costo di buttare giù l'ospedale di Brescia. Iniziamo in questo. Allora, noi saremo a Brescia per far valere delle sentenze esecutive che noi abbiamo di poter continuare una cura tutelata da una legge che ci permette di continuare questo trattamento in assenza di effetti collaterali. Non la spaventa nemmeno la segretezza del contenuto delle infusioni, perché ad oggi nessuno, a parte il personale di Stamina, sa effettivamente cosa viene infuso ai bambini. A me spaventa di più il fatto che mia figlia ha avuto dei benefici e nessun effetto collaterale e nessuno ad oggi mi abbia interpellato o voluto vedere il perché effettivamente Ludovica stia meglio. Ci sarà un'azione di forza il 5 maggio? Vedremo. Siamo pronti a tutti comunque. Voi genitori? 5 maggio è una data molto delicata, non è la data delle date, cioè nel senso che il 5 maggio c'è un'ordinanza di un giudice di Marsala che impone all'ospedale di continuare le cure per il piccolo Gioele, che è un bambino di Marsala affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1. Queste cure il giudice l'ha imposta come data perentoria, per cui ci sono due magistrature, una magistratura che vieta e una magistratura che ordina. Siccome il parere pro veritate si esprime chiaramente sugli aspetti, la magistratura che vieta oggi ha fatto una chiusura delle indagini e non un verdetto di colpevolezza. Invece la magistratura che ordina ha già passato in giudicato e anche con, dopo il reclamo, per cui un secondo aspetto di giudicato, il prosieguo e l'ordine di cura per queste persone. Quindi c'è una magistratura buona e una cattiva, secondo lei? No, sono due punti di vista, credo che si debbano risolvere tra magistrature, però non chiederanno di risolvere. L'avvocato D'Antoni dice che andrà...